Il furto di ritratto di signora di Gustav Klimt, avvenuto il 19 febbraio del 1997 nella Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, rimane uno degli eventi più controversi e chiacchierati della storia della nostra città. Il capolavoro del secessionista austriaco fu trafugato durante i lavori di ristrutturazione della Galleria di Via San Siro. Nel corso degli anni sono state molte le piste investigative seguite dai carabinieri che proprio l'anno scorso hanno riaperto le indagini dopo aver rilevato un'impronta digitale sulla cornice, ritrovata 18 anni fa nei pressi del lucernario. Ma del dipinto fino ad oggi nessuna traccia. La Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza è stata teatro di una bellissima presentazione di un libro dal titolo Gocce di Diamante, scritto da Claudia Erao. Un nome che non è conosciuto, pronunciato in questo modo, ma in realtà Claudia Erao è stata una ragazza, oggi una valente professoressa, che ha fatto una scoperta importantissima non solo per la nostra città, ma per la cultura e l'arte in generale. Infatti è la studentessa che nel 1995, con uno studio approfondito e anche con la fortuna di aver incontrato qui in galleria il professor Arisi, scoprì che sotto la dama col cappello di Klimt in realtà esisteva un altro quadro dato per scomparso, che era la famosa immagine alle mie spalle. La professoressa Claudia Maga, per Piacenza, è sempre la ragazzina che ebbe una grande intuizione, frutto però di uno studio specifico, di cogliere una importantissima immagine di Klimt sotto un quadro già presente qui alla Galleria d'Arte Ricci Oddi. Ma come è avvenuta questa scoperta di cui noi abbiamo tanto sentito parlare dai giornali? Allora, questa scoperta è avvenuta in primo luogo in biblioteca, consultando un manuale della Rizzoli che era a larga diffusione e guardando l'indice, l'appendice documentaria. C'era una piccola immagine che mi ha colpito e ho letto la didascalia, c'era appunto scritto ritratto di ragazza esposto tra 1910 e 12 e poi ritenuto scomparso. Quel quadro grosso come quella riproduzione, grossa come un francobollo, mi ricordava terribilmente, tra virgolette, ritratto di signora della Galleria Ricci Oddi. Così ho fatto gli ingrandimenti, mi sono accorta che c'era una somiglianza straordinaria nel viso della ritrattata e siccome arrivavo da un liceo artistico e mi è capitato a volte di avere dei ripensamenti sui miei disegni, di fare più sovrapposizioni, ho detto si tratta semplicemente di una modifica di un quadro realizzata dall'autore stesso e quindi poi mi sono recata in Galleria Ricci Oddi cercando del direttore di allora che era il dottor Fugazza. Purtroppo il direttore non era presente in galleria, ma la fortuna ha voluto che io incontrassi il professor Ferdinando Arisi, un importantissimo storico dell'arte di Piacenza che era stato in passato direttore della Galleria Ricci Oddi, e così a bruciapelo gli ho chiesto: ma le risulta che ci sia un quadro di Klimt simile a quello di Piacenza? E lui mi ha detto no, secco. E poi gli ho chiesto, e lui era sempre più incuriosito da me perché era stupito che una ragazzina facesse delle domande così mirate su un quadro che era presente in galleria. Ci siamo avvicinati al ritratto di signora, gli ho mostrato queste fotocopie, questi ingrandimenti, quella rudimentale tecnica della carta da lucido per dimostrare che il cappello era stato offuscato, la sciarpa era stata cancellata e il vestito era cambiato, e lui annuiva finché ha detto ecco, sicuramente così, e ha gridato appunto sei una maga. Qualche giorno fa poi siamo andati all'ospedale Piacenza
portando il quadro a scortate della polizia municipale, e abbiamo fatto le lastre al ritratto. Quindi una radiografia della signora per cercare la ragazza. Esatto, e è stata confermata l'ipotesi, anche se ovviamente saranno necessari degli studi più approfonditi, più chiari, perché si sono viste diverse tonalità di grigio che fanno presupporre alla sagoma del cappello, che si intravede qua, la sciarpa che doveva coprire una parte del volto, infatti qui c'è una campitura di colore diversa rispetto a quella che caratterizza questo volto molto, molto bello, fra l'altro. Questa intuizione, questo sospetto ha avuto un interesse da parte della galleria e del comune di Piacenza. C'è stato un controllo radiografico all'ospedale di Piacenza e ora gli sviluppi. Il comune di Piacenza ha annunciato che affiderà a una importante società romana specializzata in questo tipo di accertamenti, chiamiamoli così, radiografici e elettronici, forse è meglio dire, e il tutto potrà dare un risultato certo, ma nel frattempo si moltiplicano le occasioni di interesse, e a Piacenza è venuto il rappresentante del consolato austriaco a Milano per la parte culturale, proprio per l'interesse che l'autore austriaco rappresenta e soprattutto per questi sviluppi che potrebbero essere. Sì, è il direttore dell'Istituto Austriaco di Cultura di Milano. Devo dire che questa visita fa seguito quella del console generale d'Austria a Milano, che poco tempo fa è venuto la Ricci Oddi, ha ammirato la galleria, poi in particolare il Klimt. Ecco, ma devo dire è stato anche molto così incuriosito e attirato dalla galleria nel suo complesso, sia dalle opere, sia da questa specificità della nostra Ricci Oddi, cioè il fatto che sia una galleria nata ad hoc per conservare le opere, le quali non sono messe in un edificio preesistente. Il console poi ha telefonato subito dopo per esprimere appunto la sua ammirazione e ha invitato il suo direttore dell'Istituto di Cultura a venire a Piacenza. Ma vorremmo sottolineare gli eventi che sono avvenuti dal 95 in avanti. Perché? Perché Ludovico Lalatta in quegli anni era direttore del TG di Telelibertà ed è stato il creatore del TG quotidiano su mandato dei due fratelli Prati, Marcello ed Ernesto. Allora, nella sua posizione poteva seguire per reperire le notizie solo canali tradizionali e quelli dei suoi collaboratori. Invece lui già all'epoca leggeva persino i giornalini studenteschi, e così è arrivata questa notizia dal Colombini, sezione artistica. Certo, c'era questa sperimentazione al Colombini, sfogliando il giornale del Colombini, appunto, ho visto questa notizia che mi ha sorpreso tanto. Non tanto invece si sorprendevano altri, i veri esperti d'arte, tant'è vero che qualcuno dice: ma Lalatta che cosa vuole andare a pensare, lei è un esperto? No, era tranquillo. Invece non fu tranquillo, così come soprattutto Claudia Maga non era tranquilla, e come ha raccontato questa sera, lei si è spinta fino ad arrivare a tirare la giacca a una persona squisita che non aveva bisogno di tante tirate di giacca, perché era un curioso, così come lo è la Maga, era un tenace, il professor Ferdinando Arisi. E da lì poi, assieme al direttore della galleria, eccetera, si arrivò poi al primo tentativo di vedere con i raggi X questa signora, e venne portato quindi all'ospedale di Piacenza. Da lì anche gli scettici cominciarono a avere dei dubbi, e il comune di Piacenza decise di investire una quindicina di milioni per dei controlli veramente tecnici dal punto di vista dell'efficacia anche. E così saltò fuori che sotto la signora del Klimt si celava il dipinto scomparso, la ragazza del Klimt. Questo, ecco, è tutto. Io vorrei sottolineare, come testimone dell'epoca, che dobbiamo ringraziare Ludovico Lalatta, perché un evento che poteva essere relegato al mondo dell'arte in realtà ha appassionato tutta l'opinione pubblica piacentina, che si è sentita coinvolta in questo ritrovamento, e nel sottolineare l'importanza della Galleria d'Arte Ricci Oddi. È stato rubato uno dei più preziosi dipinti della Galleria d'Arte Moderna di Piacenza Ricci Oddi, la signora di Gustav Klimt, il celebre pittore viennese. Il furto è stato scoperto alle 18 di questo pomeriggio. Il ladro, con ogni probabilità, è entrato e uscito dal lucernaio. Maria Vittoria Gazzola, appena presa la notizia, è corsa sul posto. Ecco un suo servizio.
Del furto se ne sono accorti i guardiani verso le 6:30, quando stavano ormai per chiudere la galleria, che ricordiamo chiuderà definitivamente entro alla fine del mese per il trasloco e per i restauri, soprattutto che l'edificio deve subire il trasloco, dovrà essere i quadri saranno portati a Palazzo Gotico. Professora Risi, lei è stato chiamato per tempo? Per tempo per sapere che era accaduto questo fatto. Lei cosa ha visto nella sala degli stranieri dove di solito è il quadro? Ho visto che non c'era, mancava anche la cornice, cioè il buco, ma i buchi ci sono dappertutto adesso, perché in previsione del trasferimento la galleria per metà è già smontata, quindi probabilmente qualcuno ha approfittato di questa situazione, per cui anche i custodi non è che fossero, diremmo, attratti da questa mancanza, perché ne mancavano tanti, sono 78 i quadri che vanno fuori. E la cornice è stata trovata? Sì. Dov'era? Ah, sopra. Sopra il lucernaio? Quindi chi è entrato è anche uscito dal lucernaio? Sì, lì, adesso poi le indagini saranno più precise, ma... Claudia Maga è stata molto famosa all'epoca e finché il Klimt non è stato anche rubato. Questa è una ferita per Piacenza, che ritorni il nostro Klimt. Questo è il sogno di tutti e... chissà, insomma, ecco, bisogna essere ottimisti. Io credo che al di là delle difficoltà i carabinieri esperti che stanno lavorando su questo stanno facendo un buon lavoro, questo mi risulta, ho parlato con loro e non è escluso che, insomma, prima o dopo il team ritorni alla Galleria Ricciotti.